tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi ritorniamo nella mia cucina perché andiamo a preparare una ricetta di una bevanda calda che mi piace un sacco bere tra l'autunno e l'inverno per scaldarmi durante le giornate fredde o durante le giornate di pioggia, come appunto in questo periodo qua. La ricetta di oggi è a base di mela e appunto una bevanda calda. Ne conosco un sacco a base di frutta e spezie, quindi se volete vederle lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. L'ingrediente principale io l'ho versato qua dentro per comodità, ma è il sidro di mele. Potete prenderlo già fatto, quello che ho io per esempio è già pronto appunto ed è realizzato al 100% solo con mele, quindi non c'è aggiunta di nulla, nemmeno di zucchero. Se non ce l'avete a disposizione lo potete realizzare voi e su questo ho fatto un video tempo fa con una ricetta in cui inizialmente appunto andavo a preparare il sidro e poi continuavo con la ricetta, quindi se non avete il sidro potete prepararlo da soli. Altri ingredienti sono lo zucchero di canna e però in base ai vostri gusti e soprattutto in base alla mela o al sidro che utilizzate. Il mio per esempio non ha aggiunti di zuccheri ma è già zuccheratissimo, quindi ne utilizzerò davvero pochissimo. E poi diverse spezie, e le spezie che vado ad utilizzare oggi sono la cannella, i chiodi di garofano e il pimento. E dunque iniziamo con la nostra ricetta, quindi vado a prendere il mio pentolino come sempre. Spero di riuscire a rimanere inquadrata nel video perché se inquadro me non inquadro il forno, quindi proviamo. Comunque prendo il mio sidro e vado a versare nel mio pentolino appunto due bicchieri di sidro, quindi uno e due. Accendo il fuoco e questa dose sarà appunto per due persone. Aggiungo, siccome il mio sidro è molto zuccherato, ma come vi dicevo prima non ha l'aggiunta di zucchero all'interno, sono proprio le mele che sono dolci e di conseguenza viene dolce anche il sidro, e metto soltanto due cucchiaini di zucchero di canna, giusto per farvelo vedere nella ricetta, perché non metterei neanche quelli io, quindi uno e due, quindi un cucchiaino per persona, poi ovviamente ognuno decide lo zucchero in base ai propri gusti, se uno piace molto zuccherato ne mette di più e altrimenti di meno. Andiamo con le spezie. Allora, per la cannella metto una stecca, wow, due palline di pimento, quindi uno e due, e poi anche due chiodi di garofano, uno e due. A questo punto aspetto che incominci a bollire, dopodiché lo lascio cuocere per circa 10 minuti a fuoco molto basso. Nel frattempo, per rendere tutto un po' più carino, vado a preparare la mia mela. Sempre sperando che voi continuate a vedermi, provo a realizzare una tazzina alternativa utilizzando una mela. Allora, vado a prendere la mia mela e la vado a tagliare e praticamente elimino semplicemente la parte superiore. Adesso, lasciando circa mezzo centimetro o anche un centimetro per sicurezza, vado a togliere, diciamo, tutta la parte interna della mela in modo da creare uno spazio per poi poter servire il sidro. Ok, sono passati 10 minuti. Il sidro è pronto, le spezie stanno profumando tutta la casa e adesso spegniamo e andiamo a servire. Quindi andiamo ad attaccare
una fettina di mela al nostro bicchiere e poi andiamo a filtrare il nostro sidro. Allora, ne verso un pochino sulla mela e ne verso un pochino anche nel bicchiere. Ed ecco qua, il sidro è pronto. Vi assicuro che è qualcosa di spettacolare. È un sidro di mele molto molto delicato, quindi c'è tutto il gusto della mela, leggermente aromatizzato appunto con le spezie. Questa ovviamente è solo un'idea di presentazione, un modo su come servirlo, e ovviamente io quando sono a casa da sola non lo bevo in questo modo qua, ma semplicemente nella mia tazza. Ma vi assicuro che in questo modo riuscirete a stupire i vostri ospiti. E niente, con questo è tutto. Io vi lascio alla ricetta, quindi spero che anche voi proverete a ricrearla a casa. Ovviamente se lo fate lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate, come vi è venuta, se vi è piaciuta e tutto insomma quello che vi salta per la testa. Lasciatemi scritto nei commenti se volete altre ricette su bevande autunnali, invernali, insomma, da provare. E un'altra ricetta che mi piace un sacco e che vorrei provarvi a farvi vedere sono il golden milk, la cioccolata bianca, il vin brulé, però cioè io lo chiamo vin brulé ma in realtà non ha vino dentro, quindi è semplicemente ispirato al vin brulé. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!